siamo nati circa un anno e mezzo fa a Chianciano Terme. Abbiamo fatto tutto questo perché lui ha fatto conoscere un po' il mondo del jiu-jitsu delle arti marziali. Mi sono appassionato, però purtroppo ho potuto farlo come sport perché ho già l'atletica. E posso dire che è uno sport bellissimo, che veramente ti inietta rispetto per le persone e molto coraggio e fiducia in te stesso. Quindi ti fa salire l'autostima. Dopo un anno e mezzo siamo qua che ci alleniamo ogni giorno, cioè sempre. I nostri inizi sono stati in un terrazzo ad allenarci, per poi cambiare a casa mia con delle coperte, uno stato sopra l'altro, per poi aver comprato il tatami e fatto tutto questo. Questo è solamente l'inizio di quello che vogliamo fare. Noi prendiamo spunto in generale dai fratelli Miao, ma specialmente da Lolena. Ho avuto l'occasione di farci un seminario e incontrarlo dal vivo. Mi piace molto il suo gioco di ribaltamenti, la sua guardia invertita. Prendo spunto da un campione che secondo me merita molto per ciò che ha fatto. Si chiama Caio Terra, che è 12 volte campione del mondo. Molto la sua tecnica di combattimento, che è molto calma, però con molta e molta tecnica.